Ciao. Ciao Fede. Che fai, cambi casa? Ma no, mica sono tutte mie queste valigie. Quella è di Pablo. Senti cara, potremmo parlare un attimo? No, certo. Però sbrighiamoci perché sta arrivando Pablo. Ok, allora... Febe, per favore. Ok, ok. Ecco, come dire, noi due non ci conosciamo da molto tempo e ci sono tre cose che dovresti sapere di me. Ok, dimmi. Uno, i miei amici sono la cosa più importante per me. Due, non dico mai bugie. E tre, faccio i biscotti all'avena più buoni del mondo. Sì. Ma come ho fatto a non assaggiarli prima d'ora? Beh, non li faccio molto spesso perché non è giusto verso gli altri biscotti. Lo sai, hai ragione. Questi sono senz'altro i migliori biscotti al mondo che abbia mai assaggiato. Il che prova che non dico mai bugie. Beh, credo di no. Pablo ci ha provato con me. Tutto bene? Voglio acqua! Va meglio? No! Quel porco! Ma solo ieri stavamo parlando di lui. Pablo, che uomo fantastico, che uomo eccezionale. Quando ti guarda ti fa sentire così unica. Oddio, mi vergogno da morire. Anche io, è con me che ci ha provato oggi. Ma sono stata io a mandarlo da te al centro massaggi. Ma non dovevo accettare che mi mandassi lui a farsi fare i massaggi. No, è colpa mia, non dovevo mandarlo da te, non dovevo farti fare i massaggi al mio fidanzato. No, la colpa è mia. No, la colpa è mia che dovevo... No, dispiace a me. Scusa un attimo, è noi due che c'entriamo? Giusto, non lo so. È lui il porco. Il gran porco. Enorme porco. Un maiale. Un gran maiale. Ben detto, un gran maiale. Un enorme porco maiale scrofa. Giusto, giustissimo. Ma come ho fatto a non capire che quell'enorme porco maiale scrofa doveva... Oh! Lo so io. È un bel ragazzo, è affascinante e quando ti guarda... Stop! Basta così. Avrei fatto meglio non dirti nulla. Ma no, hai fatto bene. È solo che avrei preferito un'altra fine alla nostra storia. Vieni qui.